e questo è il prodotto, il risultato finale dell'abbreviatura. Questo è l'essenza dell'abbreviatura, il grano per cui si fanno tutti i prodotti, dalla pasta ai dolci al pane, è l'essenza. Direi che è quasi, insomma, prodotto primario, no? della nostra alimentazione. Credo sia l'essenza. Perché l'essenza? Perché nostro Signore si è fatto rappresentare addirittura dal chicco di grano, dall'ostia sacra, quindi ha in sé tutto il mondo della produzione cerealicola, è l'essenza. Allora, io non l'ho ancora presentata, Giorgio Libralato, che è legato particolarmente a questa festa della Trebbiatura, e diamo il benvenuto anche al presidente dell'associazione che organizza questa manifestazione. Diamo il benvenuto a Francesco, buongiorno. Allora, una bella iniziativa, una bella manifestazione che coinvolge tante persone, tra l'altro siamo in un posto meraviglioso, siamo a due passi dall'oasi naturalistica Cervara Cavalli, siamo a due passi dal parco del fiume Sile, un'occasione anche per rivivere e conoscere la nostra storia, per non dimenticare. Certamente questi sono i nostri valori del territorio naturale che vanno rispettati e valorizzati per quello che sono, e quindi noi dobbiamo farne un tesoro e dobbiamo continuare a far conoscere queste realtà anche ai nostri giovani per questa agricoltura di nicchia, ma soprattutto un'agricoltura biologica, biodinamica per il futuro, perché questa è la strada, secondo me, perché purtroppo finora abbiamo mangiato di tutto, a cominciare dalle schifezze che ci propinano. L'agricoltura si chiama settore primario. Perché si chiama settore primario? Perché è la prima essenza per l'individuo umano. Se noi vogliamo vivere dobbiamo mangiare i prodotti della terra, e i prodotti della terra devono essere prodotti sani, genuini e fatti più possibilmente in maniera tradizionale. So che è duro perché bisogna lavorare tanto, ricavare poco prodotto, ma è un prodotto di qualità, di alta qualità, e se noi prendiamo l'alta qualità è anche difesa del nostro organismo, vuol dire salute, vuol dire sanità, vuol dire benessere fisico, e queste sono cose che non vanno certamente perdute, vanno riscoperte. Allora, Francesco Antoniol, presidente dell'associazione Culture e Tradizioni Contadine, dunque, qual è l'obiettivo di questa festa? Ma l'obiettivo della festa sembra, appunto, come ti ha detto Giorgio, è una cosa scontata, di feste così ne vedi un sacco in giro. In realtà qui abbiamo la fortuna, oltre di avere una collezione di macchinari che si spera possa diventare un museo, anche un patrimonio di persone che queste macchine le sanno usare. Quindi finché ci saranno queste persone, speriamo anche che venga qualcuno ad imparare questo tipo di mestiere. Tra l'altro, questa festa della Trebbiatura è tra le più antiche, mi dicevi prima, della provincia di Treviso. Sì, infatti è una delle prime feste della Trebbiatura, rievocazioni storiche in costume, perché in realtà le persone che vedete sono anche in costume, e risale appunto a 25 anni fa, 25 anni di manifestazioni ininterrotte, speriamo che si possa continuare. E mi sembra di vedere anche un pubblico abbastanza eterogeneo, vedo i bambini, vedo i genitori dei bambini, anche i nonni. Infatti abbiamo la fortuna di riuscire a mettere insieme almeno 3 generazioni per il momento. Non è una festa rievocativa e basta, non è un funerale di un mondo che sta morendo, è qualcosa che vogliamo rendere vivo, speriamo di riuscirci. Ce la fate con le vostre forze, le istituzioni vi stanno al vostro fianco, ma insomma, visto che è un'occasione in cui magari la politica ci sta ascoltando, lanciamo un messaggio. Abbiamo ospitato anche stamattina il presidente della regione Luca Zaia, il sindaco di Quinto, l'assessore all'agricoltura della provincia di Treviso, abbiamo la fortuna di avere la vicinanza di una serie di istituzioni politiche, non da poco, ecco. Però anche spesso, come sta succedendo, come si vede, la politica e la realtà spesso si stanno allontanando, si allontanano. Noi cerchiamo di riportarle vicine e di far modo che la politica si occupi ancora di questi temi. Allora, in un momento di crisi del settore economico un po' in generale, forse insomma, l'agricoltura tiene ancora? Ma io credo che l'agricoltura sarà la chiave di volta per salvare questa nostra economia. Già adesso i dati lo dimostrano, che c'è un ritorno di giovani che avevano abbandonato le terre. I giovani finalmente riescono a fare
fare cose che erano immaginabili alcuni anni fa. Quindi io sono fiducioso, insomma, in un futuro per un'agricoltura sostenibile e per un'agricoltura compatibile rispetto natura, territorio e ambiente. Allora, l'ultima cosa, questa festa non è solamente però il momento della trebbiatura, ci sono un sacco di situazioni tra cui anche, insomma, cibo e buon vino. Sì, cerchiamo ovviamente, un territorio non è solo grano, non è solo frumento, è anche, adesso siamo accerchiati dai motori, ma è anche cultura enogastronomica, è anche paesaggio, è anche tradizioni, canti, teatro. Sono 3 giorni di attività che poi che vanno da serate di teatro, da serate di canti folcloristici a il centro della manifestazione che è la trebbiatura. Cerchiamo di promuovere tutto quello che riguarda questo territorio, non solo un'attività agricola. Grazie a Francesco Antoniol, grazie a Giorgio Libralato e noi qui dalla 25esima edizione della festa della trebbiatura di Santa Cristina di Quinto di Treviso è tutto, ridiamo la linea allo studio.